La campagna è bloccata. Prima devo portare il carrello sulla piattaforma. Posso usare la leva per ruotare la piattaforma. Avrei passato tutto questo tempo nella giungla. Sarei stato più attento quell'anno negli... Forse c'è una valvola di rilascio in cima alla torre idrica. Il collegio conta qualcosa? Non saprei. Dimmelo tu. Non direi. Ma Rocky mi ha insegnato molto. E comunque ho sempre preferito la compagnia degli adulti. Ah, sì. Forse c'è una valvola di rilascio in cima alla torre idrica. Senza Eli, il tuo braccio guarirà. Ehi, ha funzionato. Credo che l'acqua alimenti in qualche modo il ponte. Pesa troppo. Dammi una mano. L'acqua sta riempiendo il seno. Ottimo. Vediamo a cosa servono i contrappesi. Il secchio perde. Torna qui. Riproviamoci. Ok, John. Puoi lasciare. Siamo. Adesso. Finalmente può entrare nella tomba proibita. Nella notte il pipistrello gigante ha rapito la regina a 30 gradi nord e 90 est. La penna ha tracciato il suo cuore. La luce schiuderà il suo amore. Chissà se la regina bianca si sente sola. Devo trovare i 30 gradi nord e i 90 est sul mappamondo. La nota diceva 90 gradi est e 30 nord.
Devo trovare i 30 gradi nord e i 90 est sul mappamondo. Chiuderà il suo amore. Ha funzionato. Devo trovare la regina bianca. Croft ha raggiunto il mezzanino. Devo trovare la regina bianca. Forse Ashanti. Pistrello gigante spiega le ali. Lo scudo dei cavalieri riflette la luce. Eccola lì. La regina bianca, prigioniera. Devo aiutarla. La luce schiuderà il suo amore. Magnifico. John, ce l'ho fatta. Sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa anche qui. Dei numeri. Do una pulita. Thank you.
Un'altra porta. Deve esserci dell'altro. C'era da aspettarsi. Qualche progresso. C'è la figura da Shasha e ho trovato una data incompleta. Ci sono due date. Ehi, la data a sinistra l'ho già vista da qualche parte. La foto di... Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa. La foto di Kozume. Magari c'è un indizio. Ok, John. Qual è l'ultimo numero per Shashen? Una linea trasversale con due puntini sopra. 6, direi. Grazie. Potrebbe fare da scala se fosse girata. Promette bene. Magnifico. Ora non posso salire.
altre vele. Oh, ci è mancato poco. Forse funziona. Accidenti, la leva è troppo andata per reggere. Sì, reggerà. Devo salire in un altro modo. Ancora un po'. Occhio. Jonah, ho superato la prova del vento. Devo essere vicino alla città segreta. Devo distruggere la barriera. Pieni di petrolio. Essa, forse quella pozza è infiammabile. È caduta. Devo proseguire.
una specie di camera di dissanguamento. Devo allineare le condutture per riempire la vasca di fronte al cancello. Saranno serviti centinaia di sacrifici per riempire queste condutture di... Devo collegare insieme queste due colonne. Devo tirare la leva per far uscire il petrolio. Cerchiamo lo scrigno d'argento. Guarda che roba. Che c'è dietro la porta? Perfetto. Posso usare il rubinetto centrale per salire e rimuovere i detriti.
si comincia a ragionare. Ci sono quasi. Strada buona. Devo ruotare i rubinetti con la manovella in modo che l'acqua raggiunga la ruota. Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? Questa croce sembra provenire dal XVII secolo. L'avrà lasciata Lopez. E sotto le sue ali troverai rifugio. Sotto le sue ali. Il sole sarà oscurato e la luna non splenderà più. Jonah, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai rifugio. Che significa?
L'airone e l'eclissi. Ma certo, cerca un airone e un'eclissi. C'è un affresco intero qui. Veracruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento è inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì. È il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Quando avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave da Dantes? In qualche modo. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Lara, è quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Ma con le mummie. Non è blasfemo. Non è detto. Forse stavano rendendo il loro ultimo omaggio. Oppure erano solo malati. Deve essere la 6ª stazione. Devo puntare la luce sinistra verso la scena della crocifissione. Questi sono in posa come monaci. Così Lopez ha ricreato la crocifissione con delle mummie. Non è blasfemo. Credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Esatto. Metto che è la setta dell'Opuscolo. È disgustoso. Meno male che non c'ero ai tempi di Lopez. Poi i romani piantano i chiodi. Quell'iscrizione. E non temete coloro che uccidono. Devo puntare la luce destra verso la scena di Gesù che viene inchiodato alla croce. Non farti contagiare da Lopez. A Jack. All'opera.